Quasimodo intanto si era stancato della sua città giocattolo e spasimava per quell'avere. Calandosi dal campanile, si schiantò contro uno dei tendoni della festa. Quando alzò lo sguardo, vide il bellissimo volto di una giovane zingara di nome Esmeralda. Quasimodo si alzò in piedi con fatica. No, no, non volevo, io chiedo scusa. Ma in quel preciso istante tutto cambiò. Quasimodo si era innamorato. Poco tempo dopo, tutti si riunirono per il più grande avvenimento della festa, un concorso per scegliere l'uomo più brutto della città e incoronarlo re dei folli. Sotto gli occhi della gente, Esmeralda sfilò lungo una fila di concorrenti togliendo loro la maschera. Quando giunse a Quasimodo, la gente rimase attonita. Poi il capo degli zingari lo riconobbe. Stavamo cercando la faccia più brutta di Parigi ed eccola qua! Quasimodo, il gobbo di Notre Dame! Alcune persone tra la folla se lo sollevarono sulle spalle e gli uomini di Frollo cominciarono a ridere e a lanciargli del cibo. Così lo trovi brutto? Sta a vedere! Frollo osservava la cosa ma si rifiutò di aiutarlo. Era furibondo perché Quasimodo gli aveva disubbidito. Alla fine intervenne Esmeralda. Vedendo ciò che Frollo aveva fatto, inveì contro di lui. Maltrattate questo poveretto come avete sempre maltrattato il mio popolo. Il solo folle che vedo siete voi. Frollo ordinò a Febo di arrestarla, ma lei fuggì tra la folla con la sua capretta, Giali. Corse nella cattedrale, ma Febo la seguì. Frollo, sopraggiunto, sorrise trionfante. Fu allora che intervenni io come arcidiacono di Notre Dame. Frollo! Voi non la toccherete. Frollo fissò Esmeralda. Ti sei scelta una magnifica prigione, ma è pur sempre una prigione. Metti un solo piede fuori e sei mia. Se ne andò infuriato, seguito a ruota da Febo. Esmeralda alzò lo sguardo e vide Quasimodo sulle scale che la guardava. Aspetta! Ti voglio parlare! Lo seguì nel campanile, dove timidamente lui le mostrò il suo villaggio giocattolo e le presentò le campane. Poi l'aiutò a sfuggire ai soldati di Frollo, calandosi con lei in braccio lungo il muro esterno. In cambio, lei gli diede un amuleto speciale che portava sempre, dicendogli che questo lo avrebbe condotto in salvo se mai ne avesse avuto bisogno. Quando il giudice Frollo seppe che era fuggita, si infuriò. La troverò, dovessi dare alle fiamme tutta Parigi! Convocò Febo e insieme perlustrarono la città. Frollo ebbe il sospetto che un mugnaio e la sua famiglia avessero nascosto Esmeralda e ordinò a Febo di bruciare la loro casa. Al rifiuto di Febo, la rabbia di Frollo aumentò. Insolente codardo. La condanna per insubordinazione e la morte. I soldati si prepararono a giustiziare Febo, ma Esmeralda, che osservava di nascosto, lanciò un sasso contro il cavallo di Frollo. Il cavallo scartò, gettando a terra Frollo. Febo si liberò, saltò su un cavallo e si allontanò al galoppo sotto una grandine di frecce. Wow. Mentre attraversava il fiume, fu colpito da una freccia e cadde in acqua. Esmeralda si lanciò nel fiume e lo trasse in salvo. Febo era privo di sensi, ma respirava ancora. Lei doveva cercare aiuto, ma dove? Fu allora che pensò al suo amico Quasimodo. Nella cattedrale Quasimodo guardava le strade di Parigi, lontane sotto di lui. Qualche segno di lei? Victor non poteva crederci. Ma è una causa persa! Potrebbe essere dovunque alla gogna! A un tratto, sulla soglia apparve Esmeralda che sosteneva Febo ferito. Ma so che qui sarebbe al sicuro. Ti prego, puoi nasconderlo. Quasimodo accettò. Mentre li guardava scambiarsi sguardi affettuosi, capì che il suo amore per Esmeralda era spacciato.